Rappresentanti del mondo sindacale, universitario ed esperti del settore si sono dati appuntamento a Roma presso l'auditorium di Via Rieti per parlare di uno dei temi caldi del momento, il TTIP, il trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico, che ha l'intento dichiarato di modificare regolamentazioni e standard e di abbattere le dogane tra Europa e Stati Uniti, rendendo il commercio più fluido e penetrante fra le due sponde dell'oceano. Il seminario si è configurato come il primo importante passo di un processo di approfondimento per coinvolgere in maniera consapevole il sindacato in quello che è stato definito come un passaggio epocale di un periodo in cui la mancanza di una governance condivisa dei processi della globalizzazione minaccia di destabilizzare i mercati del lavoro di tutto il mondo. Abbiamo cominciato a parlare di TTIP perché purtroppo non era tanto che fosse spinoso, è quanto era stato un pochettino con la non estradizione non centralizzato. Qua dentro stiamo parlando di quello che può succedere e che tipo di sindacato ci deve essere da ora agli anni 50. Se siamo intelligenti abbiamo ancora le condizioni per cogliere a volo questa necessità e quindi mobilitare le nostre forze per evitare che ci possano essere ricadute pericolose per tutti. Beh, l'obiettivo è aprire un dibattito molto libero, no? Per arrivare a una posizione ben definita della CISL, un fenomeno imprescindibile, che è un fenomeno di natura sovranazionale, che è gravido di possibili conseguenze sia sull'industria sia sull'agroalimentare. La CISL storicamente è favorevole all'integrazione dei mercati come condizione per l'unione politica degli Stati, quindi noi non abbiamo nessuna pregiudiziale, fatto salvo che questo accordo bilaterale fuori da un accordo globale sotto egida WTO, è un accordo che allo Stato ha gravissimi rischi. TTIP è l'accordo fra Stati Uniti e Unione Europea, due giganti dell'economia che attraverso questo accordo decidono di ridiventare protagonisti della scena del commercio mondiale. Ne va dell'orizzonte, della tutela del lavoro, sappiamo, basta semplicemente vedere che gli Stati Uniti hanno ratificato solo due convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro rispetto all'Unione Europea, che fa della ratifica delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la sua bandiera. L'agroalimentare può uscire devastato da questo trattato se non si aprono le porte, se non si avvia una discussione che parli di centralità del lavoro, di garanzia delle tutele delle persone e soprattutto di salute e sicurezza delle produzioni agroalimentari per quanto riguarda il rapporto con i consumatori. Ecco perché il governo italiano deve incalzare i negoziatori ad aprire una discussione permanente, strutturata, trasparente, e il sindacato deve stare al tavolo per discutere non in maniera pregiudiziale o ideologica, ma attestandosi sul terreno della serietà, della competenza, dei contenuti e delle scelte. Noi come campagna Stop TTIP riteniamo che siamo utili se siamo un pezzo del ragionamento e se oltretutto la nostra modalità di trattare il trattato intrattabile è in più inclusiva, più possibile del più alto numero di punti di vista, soprattutto nazionali, visto che noi siamo in Italia. E questo secondo noi è un momento molto importante, perché avevamo già avviato appunto un dialogo con la CISL, però se arriva oggi veramente a un confronto, io penso siamo molto molto vicini, soprattutto sia nella preoccupazione sia nell'approccio concreto al negoziato. Se da un lato è evidente che non si può negare l'utilità di andare verso una progressiva, graduale, ragionata liberalizzazione degli scambi, dall'altro bisogna anche riconoscere che un conto è muoversi nell'ambito di un'organizzazione multilaterale come quella dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi in modo più equilibrato e soprattutto omogeneo tra tutte le diverse aree e tutti i diversi paesi, altro è invece sviluppare degli accordi di libero scambio tra territori. Abbiamo voluto fare questa giornata, che è l'inizio di un percorso, perché in un'organizzazione come noi, che ha una cultura negoziale, bisogna conoscere quello che sta avvenendo per poi essere in grado di avere proposte di indirizzo e di azione. Non possiamo prendere così a partito preso una grande sfida, una sfida importante, una sfida delicata, come tutte le sfide sono cariche di rischi e di opportunità.